Mia mia ragazzi, sono io Gisele, benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, in questo video volevo un attimo aggiornarvi su quello che è successo i giorni scorsi che sono stata in ospedale e soprattutto parlarvi del Romix. Per cui, mi raccomando, state sintonizzati, mettete un mi piace al video e iniziamo! Allora, come avete magari letto per chi mi segue su Instagram o su Facebook, in quest'ultimo periodo io non sono stata troppo bene. Allora, era già da un po' in realtà che non stavo benissimo, ma queste cose faccio fatica a farle trasparire perché non mi piace sembrare una persona malata e quindi cerco tante volte di non dare a vedere quanto effettivamente sto male. E infatti diciamo che un po' per voi caduta dal cielo il fatto che io venissi ricoverata in ospedale, e anche per me, diciamo che io avevo questo problema ma già da una settimanina e mezza più o meno, quando poi effettivamente mercoledì scorso ha iniziato a farmi veramente male il rene. Tutto questo è iniziato mentre io stavo facendo una live e tipo mantenere una faccia composta, felice, tranquilla mentre avevo il rene che faceva male, diciamo che non è stato così semplice. Già mercoledì scorso ho provato andare al pronto soccorso, ma io ho un po' timore e fastidio degli ospedali e quindi non volevo andare perché sapevo che probabilmente mi avrebbero tenuta lì, e quindi diciamo un po' scarognato, perché sono una persona che scarogna abbastanza se sa che devo andare in ospedale. Quindi ho rimandato, sono tornata a casa e ho rimandato la cosa praticamente a giovedì, quando effettivamente non riuscivo più a fare niente, a muovermi, a stare seduta, tanto mi faceva male il rene. E quindi giovedì sono stata ricoverata abbastanza d'urgenza in ospedale per questa cosa. Praticamente ho avuto un problema, mi hanno voluto tenere lì in osservazione in caso mi fosse salita la febbre, quindi avrebbero dovuto intervenire d'urgenza loro e non sarebbe stata, diciamo, una cosa molto carina, oppure le cose semplicemente sarebbero potute andare per il verso giusto. E quindi dopo un paio di giorni sarei uscita dall'ospedale in maniera molto tranquilla e molto calma. La cosa è stata che durante la prima notte, la notte tra giovedì e mercoledì, le cose non sono andate per niente bene. La febbre mi si è alzata di colpo e tutti, soprattutto gli infermieri così, stavano temendo tanto per il mio rene. Infatti hanno iniziato ad imbottirmi di farmaci per cercare di calmare tutto quello che stava accadendo, ed è stato in quel momento fortunatamente che il mio corpo ha deciso di darsi una svegliata e quindi di riuscire effettivamente a collaborare e a far sì che appunto la febbre scendesse, non ritornasse più, e che gli esami poi effettivamente andassero meglio. Quindi sono riuscita ad uscire dall'ospedale sabato, anche se comunque la terapia devo seguirla a casa e non posso sforzarmi, ed è per questo che in questa settimana molto probabilmente non farò tanti streaming, o se li farò ne farò magari un paio molto molto corti, perché ieri ho provato ad uscire un paio d'ore ed è stata la cosa più devastante che io abbia mai fatto in questo mese, perché dopo un po' che io cerco di sforzarmi così il rene inizia a farmi male tutto, quindi non è bello nemmeno fare streaming in queste condizioni. E quindi diciamo questa settimana voglio riposarmi un po', perché ci tengo davvero a venire a Romix a salutarvi. Ci tengo davvero perché in tanti questi giorni mi avete scritto, mi avete un po' incoraggiata a stare meglio, ho letto tutti i vostri messaggi, vi ringrazio davvero tantissimo, siete stati carinissimi, gentilissimi tutti. E soprattutto ho visto tanti di voi un po' preoccupati del fatto se io venissi o meno a Romix, e sì, ce la farò, voglio farcela, voglio venire a salutarvi, ma non so ancora effettivamente con che tempistiche e come sarò in fiera, perché dipende tutto da me, dalla mia salute, soprattutto dal mio rene, non poco simpatico ultimamente. E quindi vi dico, soprattutto il sabato io non sarò in cosplay, quindi sarò effettivamente Gaia, capelli rosa con le puntine blu, magari vestita in modo un po' carino e particolare. E domenica invece, se le forze me lo consentono, porterò il cosplay di Anna Shrike, vi lascio qua una fotina veloce veloce, che ho il mio gruppetto di Overwatch e non voglio deludere i miei ragazzi come sempre. E soprattutto ragazzi, io probabilmente organizzerò magari un piccolo radunino piccolino perché siamo ancora in pochini, e penso che lo farò di fronte al stand della Gazzetta del cosplay, perché so già dov'è, posso dirvi già ora dove ci troveremo, che è quindi al padiglione 5 di fronte, o comunque vicino al bar, e è molto semplice da raggiungere, per cui penso faremo, ci troveremo lì per poi magari spostarci fuori o andare a berci un napal bar, perché io non posso bere niente.
tutt'altro che l'acqua. E avrei piacere davvero vedervi in tanti e vedervi, magari ci facciamo qualche foto così. E soprattutto l'orario, come vi dicevo, non sapendo effettivamente quali saranno le mie condizioni fisiche, non posso darvelo adesso, per cui tenetevi aggiornati su Instagram, Facebook, perché un paio d'ore prima comunicherò l'orario di ritrovo. Sappiate che comunque è davanti allo stand della Gazzetta, padiglione 5, vicino al bar. Mi raccomando, ragazzi. Detto questo, davvero, allora, nei prossimi giorni io cercherò di far uscire almeno un video al giorno, perché visto che non ho nient'altro da fare se non leggere manga e guardare qualche serie, almeno un video al giorno dovrei farcela, perché comunque lo sforzo c'è. Tanto me li sono già, ho già fatto tipo tutta la scaletta in ospedale, perché non sapevo cosa fare, mi stavo annoiando, quindi ho fatto una scalettina, per cui dovrei farcela almeno far quello. Gli streaming, ragazzi, fino al ritorno del Romix non vi posso assicurare nulla, perché davvero il minimo sforzo che faccio in più mi porta ad avere tanto male al rene, quindi finché non mi rimetto in forza forse è meglio di stare un po' calma questa volta. Davvero volevo ancora ringraziarvi per tutti i vostri messaggi, siete stati davvero tutti carini carini carini, dolci 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 dolci, e ci vediamo domani al prossimo video, e mi raccomando, ragazzi, fatevi vedere il Romix. Ci vediamo al prossimo video, miau miau.